Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Salvini dice no ad accordi in Europa senza coinvolgere le Camere. Quindi il leader della Lega Matteo Salvini a muso duro contro Bruxelles, incalza le istituzioni sulla sospensione anche del trattato di Schengen, dicendo che quando lo sosteneva la Lega era razzismo. A non convincere il leader della Lega sono le misure economiche adottate nell'ultimo decreto e dice testuali parole: è urgente migliorare e cambiare il decreto, quello che viene chiamato Cura Italia, perché la borsa ha perso 300 miliardi, la borsa italiana, nell'ultimo mese e sono soldi che stanno uscendo dalle tasche degli italiani. E poi dice: non vorremmo che qualcuno stesse prendendo accordi a Bruxelles. Dice, e parlo del MES, della Troica e del Fondo Salva Stati, senza che i parlamentari che rappresentano gli italiani siano coinvolti ed ascoltati. E poi si sofferma sulla sospensione del trattato di Schengen, quello delle libere frontiere, libera circolazione di persone e di beni. E dice, chiudere i confini? Oggi tutti i paesi in Europa lo stanno facendo, ma quando lo sosteneva la Lega dicevano che era razzismo. Loro sì e noi no. È questa l'Unione Europea, dice Matteo Salvini? È la domanda che si pone. Il terrorismo e il continuo incalzare dei flussi migratori sono stati i principali argomenti per cui negli ultimi anni si è chiesta la sospensione del trattato di Schengen. Fra le più recenti e discusse chiusure dei confini, quella operata dalla Francia proprio il 14 dicembre del 2015, fino al 27 marzo del 2016, a seguito di quello che è successo il 13 novembre del 2015 a Parigi, e dalla Germania dal 13 settembre 2015 al 13 febbraio del 2016 per limitare l'immigrazione. Quindi i paesi europei chiudono i confini quando gli pare e piace, senza che l'Europa dica nulla, ma se lo fa l'Italia siamo dei razzisti. Ma non è solo Schengen. Adesso l'Europa ha chiuso i suoi confini per 30 giorni in entrata e uscita, cioè nessuno può entrare e uscire dall'Europa. Ma in più altri 8 paesi hanno dichiarato la chiusura dei loro confini all'interno dell'Unione Europea. Questi paesi sono Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Danimarca, Polonia, Lituania, Estonia e Germania. Lo hanno proprio notificato alla Commissione europea e li chiamano controlli alle frontiere, ma in realtà hanno chiuso le frontiere, hanno rimesso i militari proprio lì. E poi ci sono anche Norvegia e Svizzera che, anche se non sono membri dell'Unione europea, appartengono alla zona Schengen. Le misure attuate sono le più diverse, dai semplici controlli sanitari su chi entra, come il rilevamento della temperatura, al divieto totale di ingresso per chi non è residente. Quindi Salvini dice: la Lega chiede la convocazione immediata del Parlamento, deputati e senatori. Con tanti altri italiani che sono al lavoro in queste ore difficili, anche i parlamentari devono andare al lavoro. Il decreto che è uscito dal governo, cui abbiamo dato tanti suggerimenti, è solo un primo passo e non basta. È impensabile per Salvini far pagare le tasse a tanti italiani già questo venerdì. Sì, perché il governo aveva detto: beh, le tasse che dovete pagare il 13 li pagate il 20, o quelle del 16, dovete, era oggi, no? Era ieri. Le tasse del 16 no, le pagate il 20. Io pensavo ci fosse stato un errore, forse parlano del 20 di aprile, 20 di maggio. No. Le hanno posticipate di 4 giorni in questa situazione. Veramente incredibile, incredibile. Poi dice Matteo Salvini: è impensabile che 600 euro per i lavoratori autonomi, precari, stagionali, interinali siano sufficienti. È impensabile che buona parte del personale scolastico sia costretto ad andare a scuola. Ed è inaccettabile lo svuota carceri, mentre si arrestano gli italiani che escono di casa, si pensa di far uscire 5.000 carcerati, fra cui spacciatori, rapinatori, ladri, truffatori. È urgente migliorare, cambiare questo decreto. Io sono dell'idea che non devono aprire le carceri, non devono fare assolutamente uscire nessuno. Più
più quarantena che c'è nelle carceri, non so dove ci possa essere, sinceramente. Lì sono comunque in un posto chiuso, più isolati di così, non capisco perché farli uscire, no? E poi li fate uscire, come mangiano queste persone? Chi li mantiene? Vanno a casa, che magari non hanno una casa. Dove vanno? Come si mantengono? Ci hanno pensato, no? Uscite, c'era qualcuno che li aspetta, ma probabilmente non c'è nessuno che li sta aspettando. Intanto vediamo le ultime notizie. Nella notte il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto legge Cura Italia, che è stato pubblicato su una edizione speciale proprio della Gazzetta Ufficiale, o meglio, un'edizione straordinaria, diffusa poi in nottata per far fronte all'emergenza. I numeri in Italia continuano a salire, in tutto dall'inizio di quello che è successo sono 35.713 le persone che hanno contratto e le vittime sono 2.978, 475 in più rispetto al giorno prima. Il governo sta valutando di vietare lo sport all'aperto. Sul fronte internazionale, l'ultimo bilancio diffuso parla di oltre 200.000 casi e 8.000 morti in tutto il mondo, ma quasi la metà sono in Italia. Si dice, secondo uno studio, un calcolo matematico, che in Italia le persone che hanno contratto questa cosa, chiamiamola così, sono più di 100.000, ma la maggior parte, il 79%, sono asintomatici, cioè non hanno nessun sintomo e per questo non sanno neanche di avercela. Vediamo le ultime notizie in ordine cronologico. Alle 23:58 la Banca Centrale Europea lancia il QE da 750 miliardi per l'emergenza. Quindi lancia il nuovo quantitative easing da 750 miliardi con acquisti di titoli del settore pubblico e privato. Lo rende noto la Banca Centrale Europea dopo il Consiglio direttivo d'emergenza tenuto via conference call. Il programma proseguirà per tutto il 2020. Si parla di 750 miliardi, una cifra spaventosa. Alle 23:51 il Brasile è positivo, il presidente del Senato, David Alcolumbre. Lo ha reso noto lo stesso Alcolumbre su Twitter. Alle 23:34 Qantas sospende tutti i voli internazionali. La compagnia australiana sospende tutto fino a fine di marzo. A rischio licenziamento ci sono 20.000 dipendenti su un totale di 30.000. Alle 23:10 Emilia-Romagna stop a bici e passeggiate. Nuova stretta dell'Emilia-Romagna sui luoghi di potenziale aggregazione. Con un'ordinanza emessa in serata, la regione dispone la chiusura di parchi e giardini pubblici. Misura presa già da più sindaci. Inoltre l'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per lavoro, ragioni di salute o necessità, come gli acquisti alimentari. E per le attività motorie, come passeggiate o uscite con animali di compagnia, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione. Quindi, alla fine, ancora si continua a parlare di passeggiate, passeggiate. Chiudono i parchi, no? E quindi la regione dispone la chiusura di parchi e giardini pubblici, ma alla fine dicono stop a bici e passeggiate, ma realmente no, perché tu puoi andare sotto casa a fare il giro del palazzo mille volte. Quindi non c'è un coprifuoco vero e proprio. Alle 22:40 Gori dice: Lombardia ferma l'ospedale alla fiera di Bergamo. Con un post su Facebook, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, fa sapere che la regione Lombardia dice no all'ospedale da campo che sarebbe dovuto costruire alla fiera di Bergamo. Una doccia fredda, scrive Gori dopo il via libera arrivato solo ieri. Il direttore della Protezione Civile di Regione Lombardia racconta: chiede di sospendere l'installazione della struttura, che potrà essere ripresa quando si renderà disponibile il personale medico necessario. Ma come? Si chiede Gori. Beh, ovviamente, se si fa una struttura sanitaria e mancano le persone, come fai ad aprirla? Giustamente, se lo chiede il direttore della Protezione Civile. Intanto alle 22:25 Fiat Auto sospende la produzione in America del Nord. Alle 22, positivo Nicola Caputo, consigliere del presidente De Luca. Alle 21:35 dipendente del Campidoglio, positiva, ufficio chiuso.
alle 21:24 ragazzi italiani positivi bloccati a Dublino. Alle 21:21 Wall Street chiude e affonda. Il Dow Jones cede il 6,28% a 19.903 punti. Il Nasdaq cala del 4,70 a 6.989 punti. Lo Standard & Poor's 500 scende del 4,86 a 2.406 punti. Il New York Stock Exchange ha annunciato che da lunedì chiuderà temporaneamente il floor e le contrattazioni saranno tutte elettroniche come misura di precauzione. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare, siamo anche nella pagina di Facebook Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata, arrivederci.